al dolore umano, comprensibile evidentemente, che cosa si univa in suo padre quando gli moriva un pilota? Grande frustrazione, si domandava sempre se era giusto continuare o no. E poi ha sempre deciso che era giusto continuare. Ecco, un momento solo, sta partendo. Adesso. Questo è Ed Irvine. Queste sono le nostre due macchine di quest'anno, Irvine davanti e Schumacher dietro. Vogliamo dare la linea ai nostri colleghi sulla pista? Eccomi qui. Ecco. Bruno. Giancarlo Mazzoni? Sono qui sulla pista, c'è davvero un gran rumore qui, tanti applausi per i due piloti della Ferrari, Irvine davanti a Michael Schumacher che controlla con la sua consueta abilità sul bagnato. Questa è la vettura 10 cilindri che prende parte all'attuale campionato del mondo, con la Ferrari che è in testa al mondiale costruttori, 41 punti per la Ferrari, 40 per la Williams Renault. Michael Schumacher è al secondo posto con 3 lunghezze di ritardo da Villeneuve, il tutto quando sono state effettuate. Aspetta, Giancarlo, per raccontarti la battuta di Montezemolo che diceva è scivoloso, gliel'ho detto di andare piano, lui non ricapiterà più, eh? No, mi sento umiliato a dire queste cose, spero che non debba mai più succedere. Ecco, prego Giancarlo. Sì, stavo dicendo di questo campionato del mondo che vede la Ferrari sino a questo momento unica squadra ad aver finora ottenuto punti in tutte le gare. Grandi applausi per l'evoluzione. Aspetta che salutiamo Piero Ferrari che deve andare via. Mi diceva suo padre, si chiedeva se valesse la pena di continuare. C'è stato qualche momento in cui suo padre ha detto basta? Sì, tutte le volte in cui c'era un tragico evento se lo diceva, però poi ha sempre deciso che era necessario continuare per sé e per la sua azienda. Grazie Piero Ferrari, due Ferrari in testa vedo, eh? Sì, me lo godo, adesso mi terrò questa foto per molto tempo, ecco, adesso Schumacher passa davanti e vai, sono contento per la gente. Ma perché paura della Tomasetti! Perché ha paura della pioggia, Montezemolo? Potevate metterle, no. Se siete degli specialisti? No, siamo dei specialisti, ma questa è molto sporca la pista. Ho capito. Zerbiani! Bruno, scusa, intanto ti voglio avvisare che tutti i meccanici sono in postazione per effettuare il pit stop, rifornimento carburante e cambio gomme. Qui naturalmente ci sarà solamente il cambio gomme. Sono degli specialisti questi meccanici. Ma corrono sul serio? No, perché aveva preso l'impegno di andare piano, adesso si fermeranno. Stanno correndo, Ezio! Sì! Questi corrono! Lo so, bisogna vedere la faccia di Jean-Todd, è un po' preoccupato. Oh, sono in testa, dicevano. E poi una cosa, avete prenotato da lassù l'acqua, ma durante le corse, no? Oggi? No, abbiamo pensato che per lo show era ancora più bello e spesso diciamo che vogliamo la pioggia, dunque è venuta, dunque è bello anche. Pensate all'entusiasmo, qui fanno fatica a tenere il pubblico oltre le transenne, veramente un'atmosfera di grande tipo. Ecco, la trovo emozionata come ci fosse un gran premio. Sì, sono molto emozionato e anche fa vedere che c'è una responsabilità molto grande nei confronti dei nostri tifosi che aspettano tanto della Ferrari, dunque ci dà una grinta ancora più forte di poter fare bene. Che giro lo facciamo il pit stop? Stavolta me lo dice, non me lo dice mai, questa volta me lo deve dire. Ma questa volta abbiamo la stessa strategia per i due piloti. Quindi è facile indovinare anche, no? Dunque, nel prossimo giro ci fermerà Eddie e nel quello dopo si fermerà Michael. Evviva, lo sappiamo per la prima volta questa strategia della Ferrari, grazie Jean-Todd, grazie. I meccanici sono pronti ora per accogliere in questo box improvvisato Ed Irvine che sta per giungere, il pilota irlandese alla sua seconda stagione in Ferrari, 4 volte è salito sul podio, le due Ferrari in parata, ci ricorda un po' quella storica vittoria di Daytona dove le Ferrari erano 3 e fu anche quella una giornata memorabile, straordinaria. Ricordiamo che i due piloti della Ferrari, Schumacher e Irvine, sono saliti assieme sul podio nelle ultime due gare con il grande tripudio del pubblico a Imola e a Monte Carlo. In piedi. Scusa Giancarlo, Montezemolo, io non sono del ramo, ma mi pare che questi stiano gareggiando per davvero, questi due. Giocano, ma giocano. Il cambio gomme.
ma si sorpassano, voglio speriamo dire quando che siano d'accordo nel Bruno le operazioni confido nella loro professionalità. Un bel cambio gomme veloce, quanti secondi secondo lei? 7 secondi, meno di 6. Che dicevi Giancarlo? 7 secondi e 12 per l'esattezza e riparte Irvine. E ora al prossimo giro si fermerà Michael Schumacher. Ricordo che fra l'altro questo è un box improvvisato, quindi non possiamo attenderci il record. Di solito sono sui 4-5 secondi, sono rapidissimi solo per il cambio gomme. Vabbè, oggi era nuovissima, addio, ricomincia a piovere, peccato. E adesso forse vediamo se rallenteranno o no. Ricomincia... Sono delle condizioni pessime questo per correre. Credo le peggiori, anche perché qui c'è molti alberi e quindi c'è uno strato di foglie che è molto scivoloso e per questo che vanno piano ma controllano bene la macchina, se non lo fanno loro chi lo fa? Mi sono straraccomandato e non c'è nessun pericolo, è più apparenza che sostanza. Quando io ho visto qui sotto proprio la nostra postazione un sorpasso, ho detto Montezemolo, speriamo che siano d'accordo nel sorpassarsi. Io mi ricordo i tempi miei con Lauda, che quando pioveva lui negli ultimi giri rallentava sempre e ci faceva prendere, ecco guarda che bella ripresa, un patema d'animo, perché non sapeva mai se aveva dei problemi o se era sua scelta di rallentare. Questo Schumacher che adesso viene su di qua. Bruno, scusa. Sì, prego. Volevo dirti che Irvine ha avuto un piccolo problema alla gomma anteriore destra, qualche attimo in più, quindi per il suo pit stop da parte dei meccanici che attendono Schumacher. Guardate come controlla la vettura sulle quattro ruote. Scusa, dicevi perché passavano qui proprio qui sotto. Irvine ha un piccolo problema all'anteriore destro, non si riusciva a fidare la ruota. Ora sono i meccanici impegnati con Michael Schumacher, corre il cronometro. Nigel Stepney, il capo meccanico, dal via 6 secondi e 23 per questo cambio gomme riuscito. E riparte Schumacher con l'applauso del pubblico, anche a questi meccanici che sono determinanti, sai, nelle gare di oggi. I sorpassi si effettuano soprattutto ai box in queste condizioni. C'era Irvine che aveva un... Ha sentito Montezemolo che c'era Irvine che aveva un problema sul lato destro della vettura. Che tipo di problema, scusa? No, dicevo, nell'agganciare, nel riavvitare la gomma anteriore destra, i meccanici hanno avuto qualche piccolo problema, hanno perso pochissimi secondi in più, altrimenti meglio che lo perdano qui, certo, che tra 15 giorni in campo. Certo. Insomma, il sogno di tutti gli automobilisti è farsi cambiare le gomme in 6 secondi. Ma sono ragazzi, devo dire, eccezionali, si allenano molto. Oggi per Bruno, vincere in Formula 1, sì? Questo è René Arnoux. Scusami, prego. C'è anche Bernie Ecclestone qui da noi, c'è Carla Consalvi che sta cercando di raggiungerlo. Ah, e benissimo, poi, appena... Parla il padrone della Formula 1 e anche proprietario della vettura di Gonzalez che ha dato la prima vittoria alla Ferrari. Allora, Carla ci avverte appena l'ha raggiunto. Che tipo è Ecclestone, Montezemolo? È un simpatico filibustiere nel senso buono della parola. Eccolo qui, adesso credo che ce l'avete in linea. Pronto, Carla? Sì, pronto. Eccoci, siamo qui. Prego. Siamo qui con okay, Bernie Ecclestone, perché non mi sentivano loro, verso anche Bernie Ecclestone è venuto a Roma per rendere omaggio alla non Ferrari la sento a lei in questa città meravigliosa. So Bernie, you are in Rome. It's a your special homage to Ferrari e Rome. No, it's good to be here. It's like being in England with all this rain, eh? It's the same as England with the rain. Avremo mai un Gran Premio a Roma? Could it possible ever to have a Grand Prix, Formula One Grand Prix in Rome, Bernie? That would be nice, wouldn't it? Sarebbe molto bello, non è vero? Sarebbe fantastico. Sarebbe meraviglioso, sarebbe una cornice unica. It would be a dream for a lot of Roman people. It'd be good. It'd be nice to make the dream come true. Qualche volta i sogni diventano realtà, speriamo sia la volta buona, Guido. E Bruno, grazie, Bernie. Intanto ci sono stati dei numeri spettacolari di Michael Schumacher che ha mandato in visibilio il pubblico, davvero bravissimo nel controllo della vettura anche su questo asfalto, e ci hanno detto che è stato anche risistemato l'asfalto di questo circuito, ma è chiaro che l'aderenza non è delle migliori, poi soprattutto oggi con la pioggia. Eccolo Schumacher. Irvine intanto simula una partenza di Gran Premio. Montezemolo, il pubblico non ha mai visto così da vicino queste macchine. Questo era quello che volevo, era proprio far sentire la Ferrari per un giorno veramente di tutti, e siamo contenti di esserci riusciti. Allora, Giancarlo, prego. Sì, intanto qui in postazione vediamo ci sono altri ospiti, non so se Carla Consalvi. Carla? Sì. Hai qualcuno? Guarda, qui c'è un grande movimento in questo momento, ma io tornerei un attimo dal sindaco, da Rutelli, per...